dicevo già Sandro, ma il nostro amico Roberto Rossini, che è collezionista e insomma, uomo di cultura, che mi ha suggerito, mi ha ricordato che guarda c'è una chiesa straordinaria qua. Quindi la prima personale che farai a Mayday, pensa a lui, e così abbiamo fatto. E quindi Sandro è qua, ha portato delle sue opere, dei suoi racconti. Lui è innanzitutto uno scultore, ma prima di tutto è una persona che riflette sulla realtà. Lo ascoltiamo con piacere. Grazie. Prego, Sandro. Grazie, Mauro. Come funziona questo? No, funziona. Questo è un telefonino del silenzio. Cioè, il silenzio è una voce, no? È una voce che ci permette in qualche maniera di stare lì e ascoltare noi stessi, probabilmente, non di comunicare noi stessi. Hai esposto di questi affreschi su? Questi sono affreschi realizzati con la tecnica antica, con calce e sabbia, e il colore è soltanto pigmento. Ho immaginato una forma di linguaggio che venisse prima della codificazione della lingua, del segno che ha un significato. Diciamo, è un segno ludico.